hai preso tu le mie sigarette? Silenzio, silenzio in sala, per favore. Un altro giro, altro regalo. Un altro filmetto. Speriamo che sia meglio degli altri, se no mi rimborsate il biglietto. Zitti, zitti. Ehi, ehi, ma non vale, quei due stanno barando. Ma, che stupidaggini. Guarda, oh, guarda, guarda, guarda. Ma ve ne accorgerete. Ehi, adesso vanno a tutto gas. Silenzio, silenzio in sala. Metti a fuoco. Certo che voi andate subito a guardare il lato intellettuale delle donne. Certo, senza quel lato non sareste nessuno. Questo lo dici tu. Guarda, guarda, guarda. Ragazzi, ma questi non fanno mica niente di speciale. Che facciano? Guarda adesso. Ehi, ragazzi, ma è caduto qualcosa? No, è Leo che le ha buscate. Non preoccuparti, dico solo. È brava la Virginella. Sì, e non solo questo. Ti volevo dire che, sempre a proposito di ieri sera con Leo, beh, sì, hai fatto bene a prenderlo a schiaffi. Ho esagerato. No, no, hai fatto benissimo. Ha qualcosa di sleale, non so, di disonesto. Adesso anche tu stai esagerando. È un ragazzo come tutti gli altri, va solo tenuto un po' a freno, ecco. Il fatto è che circolano certe voci sul suo conto. Dicono che ha organizzato un certo giro con qualcuno di noi a scuola. Anche a me una volta ha fatto certi discorsi strani. Mi ha fatto un sacco di complimenti. Ma la cosa mi puzzava di bruciato e ho lasciato perdere. Però non sono mica tanto convinta. No, no, non me la racconta giusta quello lì. Ma che cosa stai dicendo? Io lo trovo piuttosto simpatico e lo lascio fare. Beh, fino a un certo punto però. Non deve prendersi troppa libertà. Pronto, Massimo? C'è qualcuno su nella mansarda e vorrei sapere se tu... Sì, lo so, vedo che Marietta non ti ha detto niente. È un favore che ho dovuto fare al sindaco. Potevi almeno avvertirmi. Ma cerca di capire, cara. Almeno quando ospiti qualcuno dovresti... Sì, hai ragione, ma non devi preoccuparti. È un insegnante che starà solo qualche giorno. Senti, Massimo. Dimmi. Posso chiudere la porta di comunicazione? Sì, sì, la mansarda all'ingresso indipendente. Il suo accappatoio, signora. Ma oggi al mercato non c'era quasi niente. Marietta, ma si può sapere chi c'è di sopra? Oh, non lo so. Stamattina mi ha telefonato l'avvocato quando lei non c'era e mi ha detto di far accomodare quel signore là. In casa? Ma no, su in soffitta, nella mansarda, come la chiamate voi. Mi ha detto che si ferma una quindicina di giorni. Ah, signora, adesso metto le verdure a bagno e poi me ne vado a casa. Sì, va pure, ci vediamo domani. Buongiorno, signora. Thank you.
ci vediamo. Ciao, Nipoli. Ciao, Angelo. Ciao. De Angelis? Sì? Non ti dimenticare di venire alla riunione. Sì, certo. Comunque voglio partecipare anch'io a queste riunioni. Ma lascia perdere, Daniela. Tanto le troveresti piuttosto noiose. Ma io ho deciso di emanciparmi e se non mi aiuti tu mi rivolgo a Leo, che snobbi tanto. Ma io non lo snobbo per niente, lo tengo soltanto alla larga. Ti fa schifo? No, non mi fa schifo. E allora? Non sono ancora disposta a fare certe cose. Ma va. Diciamo pane al pane, oggi la verginità è un problema. No, no, io l'amore lo voglio fare al momento giusto e con l'uomo giusto. Sono cose importantissime. Per me non è una questione di momento, è che non trovo proprio l'uomo. Magari lo trovassi. Che scema. Io comunque non la vedo così brutta. Perché tu sei ottimista di natura. Ma no, non si tratta di essere ottimisti, ma di vedere le cose nella loro realtà, come realmente sono. Ah, ma io sono miope. Oh, che macchietta che sei. Oh, professore. Ehi, buongiorno, come mai professore. Voi due siete ancora qui? Volevamo sapere dello sciopero. Sì. Beh, durerà 3 giorni, ve l'hanno detto, no? Mm. Certo che per me, che ho avuto questo incarico solo dall'altro ieri, è un bel inizio, non c'è che dire. Lei che ne pensa? Come finirà? Con un aumento, spero. Che uomo affascinante, non trovi? È un demonio. Dai, che Leo mi è venuto a prendere per fare pace. Sempre lui. Guarda che non devi fare complimenti, la concorrenza è libera. Ciao. 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 Prego, signori, via, via, marciare, marciare, via. Ciao. Ehi, ma come io? Ma tu a piedi. A ciao. Piedi, ma che ignoranti, ma vatti a fidare degli amici, ma tu guarda che cafoni, ma vattene, va. Sempre a piedi, mi lasciano sempre a piedi, ma tu guarda, ma è la prossima volta, vedranno, e se vedranno. Mi porti a fare un giro? Agli ordini. Non te lo vuoi levare, eh?
come stai? Piccolo, 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 brutta. Ciao, ciao, ciao. Stai bene? Ciao. Buongiorno, ciao mamma. Ciao. Buongiorno. Senti, non mi dirai che questa sì, è... Sì, Monica. In persona. Non l'avrei mai riconosciuta. Io invece l'ho riconosciuto subito, al distributore. Ah sì? Che ci facevi al distributore? Ero con Leo. Ma perché non me l'hai detto prima? Invece di farmi fare la ruota come un pavone. Era divertente. E dire che mi ero illuso d'aver fatto una conquista. Così imparo. Ma lei è un uomo affascinante. Non essere spacciata. Questa è una reazione tipica. Quando una madre reagisce così vuol dire che considera sua figlia una rivale a tutti gli effetti. Prendi qualcosa? Sì, volentieri, qualcosa di fresco. Paola? E Loredana? E i ragazzi? Tutti bene. Beh, io vado a studiare. Ho una voglia matta di vederli. Chissà come saranno diventati grandi. Figurati che Franco è già più alto di me. Ecco qua, avvocato, ho visto tutto. I pascoli, l'impianto idrico, l'abbeveratoio, insomma, c'è tutto. Non manca niente. E lo do così, come si trova. Sì. Allora, avvocato, lo vogliamo fare questo affare? Dipende da lei. Ma gliel'ho detto, ci sono anche 400 capi di bestiame. Uno più bello dell'altro. Dico 400 tra bulgari neri e nostrani rossi, no? Solo quelli sono una fortuna. 500 milioni e le regalo pure il frutteto. Lei non mi regala niente. Io le offro 200 milioni per tutta la baracca. Lei ha voglia di scherzare? Non scherzo affatto. Io ho rilevato le sue cambiali. E se voglio posso metterle all'incasso anche domani. E lei sa che non potrei pagarle. E va bene. Sono con le spalle al muro. Ma mi prende per la gorsa. Non faccia la vittima, Rivetti. Io, in fondo, le faccio un grosso favore. Deve darmene atto. Del resto, anch'io mi espongo per una grossa cifra. Lo so, lo so. E allora? Però la differenza è in contanti. È d'accordo? D'accordo. Arrivederci. Arrivederci, avvocato. Arrivederci, professore, grazie. Arrivederci. Buongiorno, professore. Ehi, aspettami. Brigati. Piero. Buongiorno, professore. Aspettami, Vengo. Che fai lì impalata? Dai, vieni via. Piano! Torniamo a casa insieme? No, figurati, mi tocca accettare la scorta di Francesco. Di Francesco? Se no non mi passa il compito di matematica. Brava. Va bene, puoi andare. Grazie, professore. Beh, io vado. Buongiorno, professore. Buongiorno, ragazzi. Professore. E domattina mi fai copiare il compito di matematica. Se ti piace ti devi muovere. Come muovere? Sì, professore, può essere l'occasione buona. Allora, ci provo. Ma sì, vai tranquilla. Ci vediamo domani. Poi mi racconti. Eccomi. Professore, me lo darebbe un passaggio? Ma sicuro. Grazie. Belli? Di chi sono? Intendi il proprietario o l'autore? L'autore? Io. Io in disegno faccio schifo. Però mi piacerebbe imparare.
Non c'è mica bisogno di imparare, tutti possono disegnare. Solo che alcuni se ne rendono conto e altri no. Sa che sono proprio belli, professore? Ah, sì? Sai, bisogna credere in quello che si fa. Cosa vuol dire, professore? Che io ci credo, non per dovere, ma per convinzione naturale. Intima, niente di costruito, di artificiale. Anche nei quadri che dipingo, nei disegni, è una questione di sentimenti. Se tira in ballo i sentimenti, allora c'è anche l'amore. Certo, anche l'amore. Soprattutto l'amore. Allora io farò scarabocchi per tutta la vita. Anche tu troverai la tua giusta combinazione di colori. Vedrai. You are 16, so fortunate. Venga! I was a boy and I was running to first. Venga a vedere! I preached them the greatness of God, Philip the Zoverman. But alas, I flung away my stuff, I flung away, oh, my friend. The burning sun, the light of a God, the last of purity. But I could not. Io qui volevo fare la festa per il mio compleanno, ma la mamma non era d'accordo. But at last I flung away my stuff, I flung to you, my friend, of the burning sun, of the light of the God, the last of you. But I could not by now become a man. Un po', Ringo. Ciao, sali, sali. Ciao. Ma finito scuola, perché non te ne vai? C'hai qualche movimento? Ciao. Ciao, Ringo. E questa? Ah, questa fra un po' la pianto, perché fa un sacco di storie. E poi così sarà lei a venirti appresso. Sì, fanno tutte così. È proprio allora che ci puoi fare tutto quello che ti pare. Dici? Mm-hmm. E poi c'è chi va in bianco. Chi? L'avvocato Moroni? Con tutti i soldi che ha. Giusto con i soldi che ha. Perché se fosse per lui sta sicuro che non batterebbe un chiodo. Comunque l'avvocato Moroni sta in un vento di pace. Alla grana. E tanta. È una sventola di moglie. Non gli manca niente. Forse un paio di corna. E io gliele metterei molto volentieri. Pure io. Aspetta, ti raggiungo subito. Avvocato, la chiave del paradiso. Sono 50.000, va bene? Mm-hmm.
Buongiorno. Buongiorno. Ma lei non ride mai. Come fa a sapere che non rido? Sarà la seconda volta che ci vediamo. Crede? È lei che non vede me. Ma io vedo sempre lei. Ah, mi fa piacere. E cosa fa, il guardone? No, no. Ieri aveva una vestaglia rossa. E il rosso le sta male. Vuol dire che chiederò il suo parere su come mi devo vestire. A sua disposizione, se avrò tempo. Sa, sono molto occupato. Beh, veda un po' quello che può fare. Io cercherò di sopravvivere allo shock. Non ne dubito. Forse sento il bisogno di sottovalutarmi. Di vestirmi male così, per contraddizione. 10-1 che porta il reggiseno. Finalmente. Le comunico che ha perso il gettone da 10.000. Non è quello di un adolescente, ma ha ancora una linea molto bella. Che cosa? Il suo seno. Lei è felice? Certo. Si vede. Lo dice come se fosse qualcosa di tremendo. Lo è, infatti. La felicità è una forma di sicurezza addormentata. Molto diversa dalla gioia. E in lei non c'è gioia. Anche se sono assolutamente sicuro che il seme c'è. Il seme? Quale seme? Della gioia. Do un po' di... Aspettami qui. Un bitter, per favore. Subito, avvocato. Prego. Una Coca-Cola. Qualcosa non va? Sei sicuro di quella ragazza? Naturalmente. Perché? Che è successo? Non è successo niente, ma è scappata via piangendo. Mi dispiace, avvocato. Rivuole i soldi? Me ne frego dei soldi. Sta attento, perché se quella parla sono guai anche per te. Ah no, stia tranquillo, avvocato, non parlerà. Carina, eh? 16 anni, ancora nuova. Per i nati sotto questa relazione si prospetta una settimana densa di avvenimenti importanti. Alcuni incontri apparentemente superficiali potrebbero rivelarsi fondamentali sulla vostra vita sentimentale. Decisioni importanti per voi richiederanno un atteggiamento fermo e coraggioso. Periodo poco indicato per intraprendere viaggio, molte soddisfazioni nel campo del lavoro, un parente lontano si rifarà vivo dopo tanto tempo, un vecchio debitore salderà la sua pendenza. C'è papà al telefono! Subito, mamma! Ciao, papà! Dove sei? A Genova?
E quando torni? Cosa? Devi andare a Torino e a Milano. Ho capito. Il giorno del mio compleanno non ci sarai. Davvero? Giuralo! Che? Un bel regalo per me? Cos'è? Una sorpresa? Fantastico! E dai, dimmelo! Va bene, ma ricordati che ti voglio qui e non fare scherzi, eh? Guarda che rimando la festa! Ci conto! Ciao, papà! Ciao! Monica! Monica, senti, vieni qui. Salve, avvocato. Come sta? Ma come, oggi niente scuola. Ancora uno sciopero dei professori, possibile? No, mamma vuole che vada dal dottor Banti per una visita di controllo. Ah, benissimo, allora posso darti un passaggio, tanto sulla mia strada. Sali, sali, vieni. Grazie. Si può? Certo. Cosa vorresti ascoltare? Ma qualcosa di nuovo. Bene, ecco l'ultima novità. Ti piacerà sicuramente. Vuoi una gomma americana? Vieni. Attenzione, siamo inseguiti. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Ecco, siamo arrivati. Grazie. Ciao. Arrivederla. Bene, spogliati, Monica. Vieni, vedi. E ora respira profondamente. Respira. Respira. E adesso giù, sdraiati. No. Peso letico. Bene, rivestiti. Ti do qualche vitamina. Grazie. Ecco qua, prendi questa roba per un mese e alla fine dell'anno fatti rivedere. D'accordo? D'accordo. Salutami la mamma. Avvocato! Mi ha aspettato. Che gentile. Avevo tempo. Ah.
Allora, com'è andata la visita? Ah, vedesse come mi guardava Banti. Lo credo. Scommetto che è rinuta. Beh, naturalmente. È davvero una bella giornata. Chissà il mare com'è. Andiamo a vederlo, ti va? Ok. Ok. A proposito, Sandra e tua madre stanno facendo grandi preparativi per la tua festa. È un giorno storico, no? Eh sì, compio i miei 16 anni. 16 anni. Quanto ci mette a passare il tempo? Vorrei già avere 20 anni. L'importante è non sprecarlo il tempo. Bisogna saper scegliere. Tu hai troppa fretta di vivere. Non fare come i bambini del pasticcere che non sanno scegliere. O finirai col prendere il primo dolcetto che ti capita. Guarda queste barche. Belle? Sì, tutte belle. Però ce ne sono di speciali, come le persone. Per te, scusi, per lei... Dammi pure del tu, quando siamo soli. Quali sono le cose... Qual è la cosa più importante nella vita? Non sbagliare nella scelta. Sapere quello che si vuole e ottenerlo. A volte a portata di mano. Veramente? E non ce ne accorgiamo e non capita più. E io come faccio? Non so mai quello che voglio. Andiamo al mare. Thank you.
Vieni. È meraviglioso qui. Bello. Guarda. Una conchiglia. Monica. Sei bella. Lo sai, cara, anche la faccenda Rivetti è andata felicemente in porto. Bella porcata. Che hai detto? Hai preso tu il mio accendino? Ah, scusami tanto, cara, sai, ma oggi ho un tremendo bruciore di stomaco. No, non l'ho preso. Non mi riferivo al rutto, a quello ci sono abituata, ma a quella faccenda di Rivetti, come la chiami tu. Eppure sono sicura che l'hai preso tu. Di che ti impicci? Un allevamento di quel genere a quel prezzo? Pagato bene. Non l'avresti avuto se non avessi incastrato Rivetti con quella storia di cambiali. Cosa facciamo adesso? Rimettiamo in discussione il sistema di compravendita. Te ne ricordi adesso? Però sulla pelliccia nuova non ci sputi sopra, eh? Questo non l'ho ancora deciso. Che cosa non hai ancora deciso? Se ci sputo sopra. Alla pelliccia, naturalmente. Oh. Per me una pelliccia, per te una nuova vittoria nel campo degli affari e per Rivetti il fallimento con quello che segue. Hai visto che l'avevi preso tu? Da quando in qua ti fai venire le crisi morali? Si vede che ti tira male. È possibile che voi altre donne dobbiate sempre ragionare con quel cervello lì, tra parentesi. A parte il fatto che ho le gambe dritte e non a parentesi, a parte il fatto che se voleva essere una battuta è vecchia, come te del resto, è di cattivo gusto. Mi piacerebbe farti notare che questo genere di risposta ad insulto rivela sempre una posizione di debolezza, avvocato. Hai un amante? Un amante? Ancora non direi. Almeno nell'accezione comune della parola. A parte il fatto poi che non te ne accorgeresti nemmeno. Comunque, te ne parlerei. Non ha nessuna importanza. Purché la faccia sia salva.
Ciao, Monica. Buongiorno, allora vogliamo fare queste prove? Ah, finalmente, era anche ora. Anna, Anna, per piacere, porta il vestito della signorina Rolli. Sì, subito. Prova questo, Ed. Penso che ti stia molto bene. Non mi piace mica molto, sai. Ma è la tua misura? Sì. Pure come colore ti sta bene al viso. È la fantasia che è troppo disturba. Ha bisogno d'aiuto, signorina? No, grazie. No. Intanto mettilo, poi ci penso io. Anche questo allora, non può dare una piace? Taglia troppo piccola. Ah, a me non piace roba così vistosa, no. Voglio aspettare i nuovi arrivi. Ah, non sarebbe roba, perché non mi pare che io non voglia accontentarla. Arrivederla. Arrivederla, buongiorno. Signora. Arrivederci a presto. Va bene, vuol dire che al tennis andiamo la settimana prossima. Va bene. E adesso ci buttiamo nella mischia. E ora non posso, da fare. A forza, non fare la pressione. D'accordo, più tardi. Buonasera, professore. Ciao. Questo è per te. Grazie. Ma che confusione. Spero che domani in classe siate meno rumorosi e altrettanto svegli. Buonasera, signora. Buonasera, professore. Come sta? Buonasera. Conosce già tutti, vero? Sì, buonasera. Ci siamo già presenti. Oh, ciao, Massimo. Ciao, Sandra. Giovanna. Ce l'hai fatta, buonasera. Finalmente. Mi presento l'avvocato Moroni. Grazie. Cosa vedi? Grazie. Cara, maiala, non ti ubriacare come al solito. Stronza. Buonasera, professore. Salve. Come va la vita, eh? Ha visto che bel pezzo di festeggiata? È la reginetta della serata. E ho un ballo prenotato con lei. Allora, Monica, tocca a me, eh? Permetti, avvocato. Leo, per favore, certo, devo pensare anche agli altri. Ma lei ha detto che... Dammi un po' di respiro. Ma io mi sono prenotato bravo. Da prima. Torno subito. Massimo, allora siamo intesi. Se scendi di 2 milioni, la tenuta dei Trepini la prendo io, d'accordo? Sì, sì. Monica. Prende qualcosa? No, grazie. Prima che vi scateniate con i vostri balli fracassoni, mi concedi questo lento? Certo. Scusami per quello che è successo alla spiaggia, ero nervoso. No. Ce ne andiamo. Attento. Perché? È una domanda molto pericolosa per te. Potrei risponderti di sì. Sei bella, Monica. Mutandine sexy porta la tua ragazzina. Uffa, quanto rompi. Non ti fila molto la festeggiata stasera. Tu non ti eccomi qui, cara. Oh, ciao. Guglielmo, finalmente sei qui. Cominciavo a rassegnarmi. Ho fatto una volata per arrivare in tempo. Papà. Monica, oh, tanti auguri, cara. 100 di questi giorni. E il regalo? Ciao, avvocato, come va? Non me l'hai portato il regalo. Il regalo? Per quello mi devi scusare, ma l'ho dimenticato. Non ci credo. Ma si è messa la bim. Attenta adesso, sta a vedere. Guarda cosa sta per succedere. Attenta, voilà. Guarda, cara, spero che stavolta non lo troverai di cattivo gusto. Che non ti va? Le tue solite esagerazioni. A me invece è piaciuto moltissimo, che ne dici? È bellissimo. Tanti auguri, cara. Grazie. Allora... Senti, io proprio non ti capisco, cosa c'è, Guglielmo. Non è per il gioiello in sé che è bellissimo, ma non è adatto per una bambina. Tu vedi tutto in funzione di investimento e su questo non andremo mai d'accordo. Siamo sempre soliti improvveri, ma perché invece non concedi almeno un ballo al tuo principe azzurro, eh? Sì, ma tanto non te la perdono, sai, non dovevi farlo. Vediamo come balla senza mutande. Ah, non senti a dire, proprio una bella...
Ah, scusate, questa non è roba per me. Altro che la scuola dell'obbligo. Non esagerare. È stata una ragazzata. Già, ma la colpa è anche di certi insegnanti che si trovano in cattedra. Che cosa vuoi dire? Guarda il nostro ospite, il professor De Angelis, quel cappellone. Un tipo piuttosto banale. Beh, non direi proprio. E poi cercherei di conoscere meglio una persona prima di giudicarla. Non ti pare? Io le persone le giudico a naso e sono convinto che da un tipo come De Angelis non ci si può aspettare niente. Oh sì, devo ammettere obiettivamente che è un bell'uomo, per la sua età intendo. La moto, la giacca di pelle e l'aria sportiva. E scommetto che ha anche un discreto successo con qualche cretina sedicenne. Che ipocrita. Perché? Che ho detto? Niente. Non capisco perché definisci cretine le sedicenni. E lo sono. Vuoi mettere una donna? Però quando mi hai sposata, io avevo 17 anni. E tu 35. Che c'entra? Ero innamorato. E poi tu non eri una ragazza cretina? Era intelligente, anche troppo per la verità. Ciao Nadia. Ciao. Ciao Giorgina. Allora, Allora, non mi dire che ce l'hai con me per un paio di mutandine. Dai, Monica. Sono disposto anche a chiederti scusa, eh? Ma piantala. Ma dico sul serio. E devi credermi.
Potremmo fare grandi cose noi due insieme. Senti, senti, per esempio? Vabbè, grossi progetti per il futuro. Io ieri sera ho capito certe cose che non consideravo e mi chiedevo se tu volessi... Beh, se vuoi... Hm? Che stai cercando di dire? Beh, sto cercando di dire che mi piaci più di quanto pensassi. E confesso che la cosa mi fa quasi paura. È una cosa seria, capisci? E io non c'ero abituato. Ma è successo. E sono disposto a fare coppia fissa con te. Sì, sì, coppia fissa. E poi, chissà, tutto è possibile. Ma chi ti credi di essere? Quante arie. E comunque sei arrivato troppo tardi, sai? Non mi interessi, Leo. O meglio, non mi interessi più. Sei tu, Monica. Buongiorno, professore. Come vai da queste parti? L'ho vista da lungomare. Attenta, andiamo. Come va la pesca, professore? Non mi lamento, ma potrebbe andare meglio. Ha già preso qualcosa? Oh. Ah, niente male. Sa che mentre camminavo poco fa mi hanno fatto delle proposte oscene. E a te? Ha dato fastidio? No, a dire la verità no, sono sbagliata. No, non sei tu sbagliata, lo sono gli altri. Sì, ma com'è possibile che tutti abbiano torto e non se ne accorgano? Oh, per la miseria, Monica, intanto la cosa non si pone sul piano del torto o della ragione, ma su quello della vita di tutti i giorni. Comunque, in ogni sua manifestazione. Senta, professore... Oh, smettila. Qui non siamo a scuola. Dammi del tu. Va bene, ci proverò. Dicevo che il punto è proprio questo. Io, per esempio, l'amore non lo rifiuto per niente quando un ragazzo mi fa sentire tenera. Che strano termine usi. Voglio dire tenera nel senso che mi sento buona, senza antipatia o paura. Insomma, è come se avessi fiducia. È come se in quei momenti non dovessi difendermi da niente e da nessuno. Non ho problemi di morale, voglio dire. Continua. Il fatto però è che faccio una gran fatica a ritrovare... non so come dire... la vera faccia delle cose. Certe volte addirittura pecco di presunzione e mi sembra che solo io sappia com'è che si deve fare l'amore e che tutti gli altri facciano la parodia. Però alla fine mi viene da ridere. Oppure ci resto male. Come se ti pagassero con una moneta falsa. E il risultato è che ancora non ho trovato... un uomo come me. Avvocato! Evviva! Oh, aspetta, ti aiuto! Comunque non preoccuparti. L'importante è che l'amore si faccia bene. Devo aver preso una balena! L'hai fatto scappare. Ti odio. Ma tu quando eri giovane... Scusami, volevo dire... Non ti preoccupare. Alla tua età le trentenni come me mi sembravano decrepite. E invece, in seguito mi sono accorta che non era vero niente. Comunque, ti volevo chiedere... com'è quando uno è innamorato? Come si sente? È difficile a dire. Io credo che quando lo sei, non lo sai.
E quando lo sai, già non lo sei più. Ma è uno scioglilingua. Scherzo. Il fatto è che per ognuno è diverso. Al desiderio d'amore. Quando si è giovani capita di innamorarsi dell'amore. Fame. Il professor De Angelis. Sono contento di averti qui. Sapevo che saresti venuta. Ma tu mi vuoi? Abbiamo fatto l'amore. Abbiamo proprio fatto l'amore. Su questo non ci sono dubbi. Però non immaginavo che per te fosse la prima volta. Io ho cercato di dirtelo quel giorno sul pontile, ma tu non hai capito. Non ho niente da rimproverarmi, perché ti amo, Bruno. L'amore non è soltanto questo. Sì, può darsi. Sai, Bruno, è come lo immaginavo. Io sento che mi ami anche tu. E io ti giuro che ti farò felice. Sarà bello. Professore? Professor De Angelis? Professore! Scusami. Oh, buonasera, signore. Che bella sorpresa. Come sta? Ma che c'è, amore? Mi dai del lei? No, no, è che sono degli allievi. Sto dando ripetizioni. Così mi trascuri, eh? No, non preoccuparti, ora vado su. E mi libero di questi scocciatori. Non mi dai un bacio? Se ne sono andati. Monica, beh, perché non mi rispondi? Che cosa ti è successo? Eh? Cos'è quella faccia? Hai pianto? Dispiacere a scuola?
Ah, allora una cosa molto più grave. Su, cos'hai? Dai, vieni. Vieni, vieni e raccontami tutto. Guarda, Monica, stamattina sono arrivati altri capi. Sono uno spettacolo. Che te ne pare? Non è bello? In mano al vecchio proprietario è stato un fallimento, io invece ne farò una macchina per fare soldi. E valorizzerò anche tutta la zona. Dai, Monica, non essere triste. Su, non ne vale la pena. Io ti sono vicino e ti capisco. E non sono mica uno qualunque, io sono Moroni. Sono un uomo che incute rispetto e ammirazione. Sono un genio, io. Scherzo, sai, tu sei solo una ragazzina che oggi è triste. Io cerco solo di strapparti un sorriso. Vieni a vedere, ho un'altra sorpresa. Un posticino che può diventare il tuo rifugio. Il nostro rifugio. Niente di lussuoso, ma intimo e accogliente. Potrai venirci quando vuoi. Ogni volta che avrai bisogno di un posticino tutto tuo. Che desolazione. Quanta polvere. Ma mi aiuterai tu a renderlo caldo e accogliente. La mia presenza e la tua già bastano a renderlo vivo. Adesso basta, eh? Ti ordino di essere allegra e felice. Vieni. Monica, lascia che io provi a consolarti. Non devi pensare più a quel mascalzone. Io te lo farò dimenticare. Non hai capito niente. Non è un mascalzone. Ed è stato bello. Allora ti è piaciuto? Un milione. Sei solo questo che vuoi. $500.000, Massimo Moroni. Cavolo, cavolo, possibile? Tu pagheresti per fare per me $500.000? Cavolo! Sì, sono disposto a pagare per avere quello che quel pezzente ha avuto gratis, chiunque sia. Vuoi sapere chi è quel pezzente? Bruno De Angis si chiama. E vuoi sapere con chi va a letto? Quel pezzente? Con tua moglie! Puttana! Sei una puttana! Puttana! Monica! Monica! Monica, non scappare! Monica, fermati! Monica! Monica, no. Scusami, non volevo. Ho perso la testa, lascia che ti spieghi. Io devo spiegarti, io ti desidero. Monica, devi capirmi. Monica, dove vai? Monica, aspetta! Fermati, Monica! 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 Thank you.
you. Running fast, please is the light. Please sit with me, my friend. You are 16 and long and long for what, but you may never know. A fire is gone and unexpected.